come si riesce a mettere insieme un gruppo di giocatori per costruire una squadra? Quali specifiche del settore bisogna conoscere o avere per metterne in piedi una? E quali sono le dinamiche che ne muovono le meccaniche? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nei giorni scorsi una domanda ben specifica ha iniziato a nascermi nella mente e tutto ha avuto inizio quando sono entrato in un canale YouTube che seguo da diverso tempo. Essendo appassionato anche del gioco di carte collezionabili Pokémon a livello competitivo, ho appreso attraverso i vari video di questo content creator che fa parte di una squadra. Ed è proprio questo il dilemma che mi è sorto. Come è entrato in un team competitivo? E ancor prima, da cosa ha avuto origine il tutto? Ebbene, oggi, qui, in questo video, ho l'onore di avere ospite Ricca Bros, Top 64 Team Challenge, qualificato alla Players Cup 3, nonché uno dei più grandi esponenti del palcoscenico agonistico italiano per quanto riguarda l'universo dei mostriciattoli tascabili. Ciao Ricca, è un vero piacere averti qui sul canale. Ciao a tutti, io sono Ricca e intanto un ringraziamento al buon Arconte per averci invitato qui a fare queste quattro chiacchiere. Ma le sorprese non sono finite qui, perché assieme al buon Ricca ci saranno anche alcuni compagni di gioco che fanno parte, come lui stesso, del team Versus Seeker. In questa carrellata di 8 domande, infatti, risponderanno anche Alessandro Kunalek Bakery, Top 64 Team Challenge, qualificato alla Players Cup 3, Gabriele Kira Alessio, qualificato alla Players Cup 3, Mirko Mirkeja Conforti e Giulio Da Chip Raggi, Top 8 Torino Open 2021, qualificato anch'esso alla Players Cup 3. Benvenuti anche a voi sul canale! Dopo le dovute presentazioni, volevo partire immediatamente con la prima domanda. Come nasce l'idea di voler fondare un team agonistico? L'idea nasce da un gruppo di persone che, oltre a voler competere nei maggiori tornei, è prima di tutto un gruppo di amici. Quando è in vista un torneo, come vi preparate per affrontarlo? Prendete in esame il meta per fare dei test tra di voi? E se sì, avete i mazzi più forti del momento pronti per essere giocati o ricorrete a deck proxy? Il nostro intento è quello di confrontare le nostre idee per migliorarsi nel gioco. Perché comunque in vista di un torneo, se possiamo giocare in real, cioè vederci tra le persone, preferiamo i mazzi normali, se abbiamo la possibilità. Altrimenti, se c'è da testare contro particolari matchup e non riusciamo tra tutti a mettere in comune le carte per tirare fuori il mazzo da testarci contro, questo sempre real, lo stampiamo con i proxy. Per quanto riguarda l'online è molto più semplice avere i mazzi, quindi possiamo testare tranquillamente con i mazzi in online tra di noi, senza dover ricorrere a proxy o roba così. Per quanto riguarda invece alcuni membri che non vivono tutti nella stessa zona, perché la maggior parte dei membri sono lì, ci mettiamo d'accordo tra di noi e di solito o abbiamo i mazzi o li proxiamo senza problemi quando vogliamo testare di persona, anche perché il testing di persona è molto più efficace rispetto al testing fatto online, nonostante ci sia i vari mezzi per parlare e tutto il resto, ma ragionare sulle mosse mentre le fai è molto più efficace rispetto che vederle su uno schermo. Come è strutturato un team che vuole essere competitivo? Mi spiego meglio. Come in una squadra di calcio ci sono un capitano e gli altri giocatori che ricoprono degli specifici ruoli? Ci sono dei titolari e delle riserve? Innanzitutto, in un team non ci sono, nel nostro team, comunque penso anche in generale, non ci sono gerarchie, però ovviamente ci sono elementi che hanno più esperienza di altri che si vanno a mettere a disposizione per aiutarci, confrontarci, eccetera, nei vari mazzi che uno vuole provare, anche perché poi ai tornei giochiamo uno contro uno,
e anche se ci troviamo contro si cerca sempre di vincere, no? Non ci sono riserve, perché comunque ai tornei si partecipa singolarmente e comunque nonostante nel team si testi tutti insieme, ai tornei siamo tutti rivali. Quando qualche nuovo giocatore esprime il desiderio di entrare a far parte del team, quali step deve affrontare, se ce ne sono, per riuscire a diventare un membro effettivo della squadra? Semplicemente non c'è una selezione, perché siamo più un gruppo di amici, quindi diciamo che viene inglobato nel gruppo. E sai, è difficile fare una selezione di amici, è più una selezione... Cioè, è il dopo, te diventi amico, poi piano piano cosa nasce cosa e si entra a far parte del team. Ovviamente non c'è meritocrazia, perché diciamo tra tutti non è che siamo dei gran campioni di carte, se no, tre, quattro esempi bravissimi e poi siamo tutti più o meno scarsi. I team che sono presenti nel palcoscenico competitivo di un TCG come Pokémon, nel vostro caso, o altri trading card games in generale, sono di alto livello come per quanto riguarda le varie squadre di professionisti impegnate sul fronte videoludico, come chi gioca ad esempio a League of Legends? A differenza del mondo videoludico, come può essere per League of Legends, dove i giocatori vengono appunto pagati da sponsor e da team per giocare, nel gioco competitivo di Pokémon non esistono cose simili. I giocatori massimo possono ricevere il materiale per giocare dagli sponsor senza comunque essere stipendiati, anche perché è un ambito dove gli sponsor non sono ben accetti per il brand. Qual è l'obiettivo comune che lega tutti i componenti che formano un team competitivo? L'obiettivo comune del team è semplicemente quello di migliorarsi sempre ad ogni torneo, cercare di apprendere sempre nuove cose sul gioco e fino ad arrivare a un punto dove si ha sicurezza nelle proprie scelte durante le partite e comunque alla fine, come per ogni giocatore competitivo, l'obiettivo è quello di ottenere risultati ai tornei. Preferite il gioco online o dal vivo per la fase di testing? E quanto aiutano a migliorarsi l'uno e l'altro in vista di un torneo? Preferiamo il gioco dal vivo perché comunque c'è sempre il contatto umano che comunque ci permette di rivedersi e di scambiare due parole, avere un'interazione diversa rispetto al gioco online che comunque è più freddo. Ma anche il fatto di avere le carte in mano, l'atmosfera, la tensione che si crea durante il torneo è completamente diversa dallo stare seduto su una scrivania. Ultima domanda. Quanto tempo porta via a gestire una squadra competitiva? E ci sono un minimo di ore che un membro di un team deve giocare per allenarsi, che sono richieste quando si fa parte di un gruppo agonistico? Ognuno ha una vita in cui lavora o comunque studia, quindi il tempo è basato sul singolo soggetto, nessuno ha delle tempistiche o degli schedule così rigidi, anche perché, come detto prima, non si può considerare una cosa da cui poter trarre un profitto per cui camparci. Esatto. Quindi diciamo che ognuno dà il tempo che preferisce dargli, e ovviamente il tempo poi va di pari passo con i risultati molte volte. Quindi più tempo uno ci dedica, più risultati avrà. Non ci sono un minimo di ore per cui una persona si deve allenare, anche perché, come detto prima, ci sono tanti fattori che impegnano il tempo nella vita normale. Quindi ognuno gli dedica il tempo che può e il tempo che ha. Ovviamente quasi tutti, o perlomeno tutti, riusciamo a dedicargli almeno un'oretta dopo cena o cose così. Comunque ci troviamo sempre su Discord per parlare e scambiarci anche opinioni, non solo per testare ma anche solo per parlare del gioco di per sé, che è comunque la parte fondamentale per quanto riguarda la crescita sia del giocatore che dello sviluppo dell'amicizia e dell'interazione che si ha con le carte. Vi ringrazio infinitamente per esservi messi a disposizione dell'intera community, non solo di Pokémon ma anche di Keyforge, Magic the Gathering, Flesh and Blood ed ogni altro gioco di carte di formato standard.
dato che attraverso la vostra esperienza e la vostra testimonianza attiva avete fornito una base di partenza più che valida a chiunque ha avuto l'idea o chi sarà interessato a far partire il proprio team competitivo con il proprio TCG preferito. Un ringraziamento speciale a te, Riccabrods, per aver riunito alcuni membri della tua squadra e per esserti messo a disposizione in primis. Un saluto a tutti, grazie ancora e quando volete noi ci siamo. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace qua sotto. Ti ringrazio infinitamente ancora. È stato davvero un piacere averti ed avervi qui ospiti sul canale. Come sempre in descrizione troverete i vari link che vi riporteranno al canale YouTube di Riccabrods e al profilo Instagram sia del team Versus Seeker che dello stesso Ricca. Quindi, concludendo, cosa è necessario fare per riuscire a creare un team competitivo? Un buon punto di partenza sarà semplicemente divertirsi e giocare tra amici. Dalle parole di ogni membro del gruppo che è stato appena intervistato, ha permeato in continuazione il concetto che non occorre essere già dei fenomeni per riuscire a costruire un team che funzioni, ma basta davvero poco per mettere in piedi un qualcosa che vada oltre il semplice essere focalizzati solo ed unicamente sulla vittoria, perdendo il vero senso di ogni gioco di carte collezionabili e non. Ovvero che è semplicemente un gioco e va trattato come tale con spensieratezza, divertimento e, perché no, competitività, ma sana e non antisportiva. Del tipo, invece che provare frustrazione per una sconfitta, bevetevi un caffè o una birra con l'avversario per scambiare, perché no, quattro chiacchiere in amicizia. Vedrete che dopo un torneo vi rimarrà solo che un buon ricordo. Mi raccomando, birra e caffè sì, ma in quantità moderate. Non vorrei che vi rimanga anche qualche reminiscenza di una sbronza colossale o di una schizofrenia mancata. Andrà più che bene anche una normalissima Coca-Cola. Insomma, che sia costruito da zero o che vogliate entrare a far parte di un team già esistente, ricordate che lo scopo principale di ogni gruppo agonistico che si rispetti è condividere del tempo di qualità in buona compagnia. E voi fate già parte di qualche team o avevate in mente di crearne uno tutto vostro? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e il sito web Archon Arcana con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.